Uè ragazzi e bentornati! Oggi vedremo Ankylo Kyle. Nuovo eroe del set dinosauro, Ankylo Kyle si presenta con lo scatto taurino, alla costruzione e l'esca. I suoi vantaggi sono rispettivamente quello standard, sovraccarico cinetico guarisce la tua salute massima del 2,125%, mentre come vantaggio comandante, sovraccarico cinetico guarisce la tua salute massima del 6,375%. Comunque ragazzi, Ankylo Kyle secondo me è uno di quegli eroi assolutamente da non farsi scappare. Ed è vero, comunque il suo bonus è solamente sfruttabile in una build con la frenesia cinetica, e per tale ragionamento comunque la frenesia cinetica si applica solamente alle armi da mischia, e per tale ragionamento appunto voi direte: perché non devo preferire Harley Nizza piuttosto che questo costruttore? E in quel caso posso anche darvi ragione, in quanto Harley Nizza diciamo che è leggermente più stabile, non ha bisogno comunque della frenesia cinetica per ristabilirci la vita, però Ankylo Kyle utilizzato come primario diciamo che riesce a tankare in una maniera veramente considerevole. Poi ovviamente dipende anche dalla build che andate a utilizzare. Io personalmente ho utilizzato la seguente: frenesia cinetica come vantaggio squadra, ovviamente tutto antibomba, quindi mi incremento la corazza, estrazione di energia, attenzione, questa perk l'ho sostituita nel momento in cui utilizzavo la mano mitica perché ovviamente ce l'ho in fisico, quindi estrazione di energia mi ripristina lo scudo comunque in base ai danni energetici, sovraccarico massimo, ovviamente incremento i danni del sovraccarico cinetico, ritmo di battaglia che comunque andando a utilizzare le armi da mischia contro accampamenti dove ci sono comunque tanti zombie fa veramente la differenza, e colpo del cavaliere, così incremento l'impatto degli attrezzi, perché voi tutti ben saprete come funziona l'impatto, no? Utilizzando la mano mitica, utilizzando lo schianto sul round, così magari riusciremo a stordirli prima, perché l'impatto che cos'è? Non è la respinta, attenzione, impatto e respinta sono due cose totalmente differenti. Il valore della respinta purtroppo noi non lo possiamo vedere ragazzi, l'arma con la respinta più elevata di tutto il gioco è lo schiantadiga, quindi prendete in considerazione quello. L'impatto non è altro che la forza applicata per appunto infliggere la respinta. Cosa vuol dire ciò? Vuol dire che se un abietto, facciamo un cicciotto, ha uno scudo d'impatto pari a 10.000, adesso sto sparando dei numeri totalmente a caso ragazzi, giusto per farvi capire bene il ragionamento, se un abietto cicciotto ha uno scudo d'impatto pari a 10.000, la nostra arma dovrà avere almeno 11.000 di forza d'impatto per poter sordire lo zombie ad ogni colpo, al primo colpo in sostanza, con un lanciarazzi invece per respingerlo al primo colpo, dipende un po' dalle armi che andate a utilizzare, no? Ogni arma appunto poi ha una respinta differente che purtroppo non possiamo vedere, e se per caso comunque l'impatto è inferiore allo scudo d'impatto di uno zombie, beh, ci vorrà semplicemente più di un colpo magari per poter infliggere la respinta. Adesso ragazzi, l'ho spiegata veramente velocemente, spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque le domande potete sempre farmele qua sotto nei commenti. E torniamo un attimo su Ankylo Kyle. Ankylo Kyle, ragazzi, ci dà la possibilità di ripristinare la vita in base al sovraccarico cinetico. Molto, anzi moltissimo utile in una build col sovraccarico cinetico, ma personalmente con una build con ritorno di fiamma piuttosto che magari con totalmente rock non lo andrei mai a rimpiazzare per Harley Nizza, semplicemente perché Harley Nizza non è legata alla frenesia cinetica, ha semplicemente la sanguisuga vitale, quindi vi basterà utilizzare qualsiasi arma da mischia, colpire gli zombie e ripristinerete la vita. Qui in questo caso la build diventa di maggior utilizzo nel momento in cui andate a boostare appunto la frenesia cinetica, quindi utilizzando Anthony Steelwool, la frenesia cinetica come vantaggio squadra, il cavaliere nero nella build fa veramente la differenza, e soprattutto anche le armi scagliabuia. A questo punto sappiamo che le armi in cor lucente vanno bene per il remitico, vanno bene per la velocità attacco per infliggere più danni, ma le armi scagliabuia ricordatevi che in questo caso hanno più forza di impatto, quindi ritorniamo sempre al discorso di prima. D'altra parte ho comunque avuto modo di sperimentare questo eroe, cioè l'ho provato in una build semplicemente la stessa, ho switchato il cavaliere nero con questo eroe per vedere solamente un attimo come si comportava se messo nei vantaggi squadra, no? Perché sappiamo, un conto è vedere il valore scritto, poi un conto è veramente utilizzarlo. Ecco, come vantaggio da mettere nelle build,
secondo me non vale neanche la pena. Non riesce a curarvi abbastanza velocemente, quindi di conseguenza siamo leggermente più vulnerabili. Non lo so, io comunque ho avuto questa impressione. Con Arlene Izza mi sento comunque di poter tankare il doppio almeno. Senza contare il fatto che poi comunque un conto far entrare il sovraccarico cinetico su abietti, streghe, cicciottelli. Un altro conto far entrare il sovraccarico cinetico su uno smasher, no? Ecco, anche lì nella stessa situazione, Arlene Izza vi curerebbe comunque ad ogni colpo, mentre lì probabilmente magari se non vi entra il sovraccarico cinetico rischiate anche di morirci. Però poi quello varia anche in base molto dalle situazioni, eh. E niente ragazzi, questo era l'eroe. Spero che comunque il video sia stato abbastanza chiaro per tutti. Spero soprattutto che vi sia piaciuto. Anzi, se fosse così, lasciate solamente un bel pollicione in su. L'attesa è quasi finita ragazzi, ci siamo quasi. Presto arriveranno dei contenuti freschissimi. E lo so che lo ripeto ogni giorno, ma l'hype è altissimo. Io ragazzi vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Vi ricordo che potete supportare la crescita di questo canale utilizzando il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E per il video di oggi è tutto qui. Ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Bella bella!